Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di tutte le letture che ho fatto questo inverno. La maggior parte ve ne ho già parlato sul canale con delle recensioni apposta, però so che a voi piacciono insomma i wrap-up, i video in cui si fa il punto della situazione, si parla di un po' di libri, quindi eccoci qui. Ho letto abbastanza, considerato che ho affrontato la mia ultima sessione d'esame, ho dovuto iniziare a fare il progetto finale con l'università, consegnare il titolo della tesi, quindi pensare a che tesi, insomma. Ho letto tanto per tutti gli impegni che avevo nel momento in cui mi ritrovavo a leggere. Quindi andiamo in ordine cronologico, partiamo con l'ultimissimo libro che ho letto nel 2020, era verso fine anno, per poi partire appunto con quelli che ho letto inizio anno, fino ad arrivare ad adesso. Ho chiuso l'anno con I Guerrieri delle Maree, questo è il seguito del Custode delle Tempeste, di cui vi ho parlato nel wrap-up, mi sembra estivo, ve lo lascio qui, vado a cercare poi. Che dire, allora, io mi sono innamorato follemente di questa storia. È un middle grade, quindi è un libro, è una storia, una trilogia. Quest'anno uscirà l'ultimo prettamente per ragazzi, ragazzini, però è scritta benissimo. Ti trasmette tutta la magia, tutto è un'atmosfera speciale, un'atmosfera che mi ha fatto molto, molto emozionare già nel primo, per via del rapporto tra il protagonista e il suo nonno, gli amici, le vicende che succedono. Questo, devo dire la verità, è stato molto forte da leggere, sempre per il rapporto tra protagonista e il nonno, soprattutto, poi verso la fine, insomma, la minaccia in questo secondo libro prende concretamente piede nella storia, le paure non sono più paure, ma sono realtà, quindi qui proprio c'è una spinta forte. Alla storia succedono anche delle cose importanti, cose che già a inizio libro si capiva che qualcosa doveva succedere, ma quando è successo io proprio avevo gli occhi lucidi, ecco, per non dire copiando perché sarebbe esagerato, però mi ha molto preso. Non soffre assolutamente della fama del secondo libro buttato in mezzo a una trilogia per allungare il brodo, anzi, tutte le informazioni che ci sono sono importantissime per la storia in generale. Non c'è mai stato un capitolo, un momento in cui io mi sia annoiato, anzi, quando l'ho finito, perché sono anche dei libri abbastanza corti, questo, ho detto no, volevo di più, volevo di più. Sono curiosissimo di sapere come nel terzo volume che uscirà il tutto si concluderà. Secondo me non sarà una conclusione scontata, ovviamente io punto per il lieto fine, sono comunque convinto che avremo il lieto fine, ma dato come è stato concluso questo secondo libro, secondo me la cara Catherine, è Catherine giusto? Dove è scritto il nome? Sì, Catherine, vabbè, quello che è. Insomma, non le piace essere scontata, vuole sorprendere e far soffrire anche un pochino, quindi qualcosina secondo me succederà nel terzo, però penso che peggio di quello che è successo al fine in questo finale, per quanto mi riguarda, non possa esserci, quindi vado abbastanza sereno. Se non avete ancora letto questa trilogia, vi prego fatelo. Appunto, vi rimando anche al wrap-up in cui parlo del primo volume, ma l'opinione è la stessa, anzi va sempre migliorando. Date un'occasione alla trilogia del Custode delle Tempeste. L'anno si è concluso, iniziamo il 2021 con Falce e Thunderhead, di questi vi ho parlato nella recensione che vi lascio sempre linkata nelle schede. Non potevo iniziare l'anno meglio. Allora, parlando di Falce, era da tanto tempo che io sentivo parlare di questa trilogia, non è mai arrivato il momento giusto. Nel momento in cui però questo momento è arrivato è stato Amore a prima vista. Già dal primissimo capitolo io ho detto ok, questa potrebbe diventare una delle mie trilogie preferite. Lo stile di scrittura a me prende molto. Ho sentito che ad alcuni non fa impazzire perché è uno stile di scrittura molto dinamico, molto veloce, molto asciutto. Non ci si perde in dettagli inutili, le descrizioni quando ci sono essenziali e servono per farti capire ovviamente il contesto, i personaggi e tutto, ma non sono troppo, cioè non ci sono capitoli puramente introspettivi, capitoli solo di descrizioni, pagine e pagine di descrizione. No, qui azione è azione pura, non, cioè io non posso chiedere altro in un libro, l'azione, a me piace quello. E Falce assolutamente ci è riuscita. Questo primo libro mi ha sorpreso tantissimo, l'ho trovato molto originale, mi è piaciuto il fatto che sia narrato da due punti di vista, principalmente sì, dei protagonisti, ovvero Rowan e Citra. Poi ovviamente ci sono anche altri personaggi che avranno i loro spazi, però principalmente seguiamo le loro storyline. Mi è piaciuto tantissimo come ci sono stati presentati all'inizio del libro, ovviamente con due sentieri diversi perché ognuno conduceva la propria vita, per poi vivere delle determinate situazioni che li ha portati a conoscersi. Mi è piaciuta tantissimo la scena in cui sono incontrati la prima volta. Per poi appunto iniziare questo percorso assieme, per poi insomma ridividersi, ritrovarsi e arrivare al finale di questo libro, che il finale mi ha lasciato davvero dire sotto shock e poco. Le ultime due frasi, o poco prima, insomma, mi hanno fatto sorridere come per dire sì.
Ce l'abbiamo fatta, adesso dovete spaccare tutto. E quindi appena io ho finito di leggere Falci, mi sono buttato subito su Thunderhead e Che viaggio, che viaggio. Se il primo mi è piaciuto tantissimo, questo ancora di più. Eccezion fatta per un piccolo particolare che non mi ha fatto tanto impazzire, però vabbè. Qui ci viene presentato un altro personaggio che in realtà farà, secondo me nel terzo diventerà anche lui un protagonista, quindi i protagonisti sono tre. Quindi seguiamo anche la sua storia. Inizialmente era quella che mi annoiava un po' di più perché io volevo sapere di Citra e di Rowan cosa stessero facendo, insomma. Ero rimasto con loro, volevo sapere di loro, non me ne fregava nulla di questo, però andando avanti e conoscendolo mi è piaciuto sempre di più. Thunderhead si chiama questo volume, viene sviscerato appunto la figura del Thunderhead, come ragiona, come non ragiona, perché esiste, perché non esiste. Mi sarebbe forse piaciuto che fosse leggermente più sviscerato al 100%, però essendo che c'è un altro libro, immagino ci sarà spazio all'interno di quello. La cosa che non mi ha fatto impazzire più di tanto si trova più o meno a metà libro, perché in Falce succedono determinate cose che hanno delle conseguenze. Tutti prendono atto delle conseguenze, ok, andiamo avanti con la storia finché a un certo punto succede una cosa proprio al limite del fantasy, ok, che stiamo parlando di un fantasy, di un distopico, però quando l'ho letta, se avete letto il libro penso che voi possiate capire, si trova più o meno a metà, diciamo che un personaggio fa un grande ritorno, un ritorno inaspettato che effettivamente per come poi è strutturata la storia è necessario, però insomma potevamo trovare anche degli altri escamotage, anche abbastanza raccapricciante, però ce lo becchiamo. Comunque essenziale per il finale. Il finale di questo libro, io lo dico di tutti i libri, ma questo è stato particolare perché non me lo sarei aspettato. Cioè io mi aspettavo distruzione, morte, qualsiasi cosa. Qui però proprio siamo andati oltre ogni possibile immaginazione. Ho apprezzato tantissimo perché mi ha ricordato molto il finale di una delle mie trilogie preferite in assoluto, la trilogia del multiverso, scritta qua in alto, scritta da Leonardo Patrignani. Purtroppo è fuori stampa, anche se ci è stato lasciato intendere che forse può tornare. Appunto uno dei tre libri finisce come finisce anche Thunderhead e proprio è stato un... Ho avuto dei flashback pazzeschi anche perché la trilogia di Multiversum l'ho letta 6 o 7 anni fa, tantissimo tempo fa. Quindi mi è ritornato alla mente ed è stato. Mi ha fatto molto piacere perché poi mi sono ricordato la storia, ripensando i personaggi e tutto. E quindi sono curiosissimo di sapere come il rintocco che uscirà tra pochissimo, il 30 marzo, sarà, perché con il finale di Thunderhead, la trama della storia in generale può essere completamente riscritta. Per quello che succede. Quindi sono curioso di vedere come nell'ultimo volume, infatti è una scelta anche abbastanza forte, fosse successo nel primo libro, dico vabbè, ci sono due libri poi per riscrivere tutto. Con il finale, essendo che è successo qui, è solo un libro per gestire, insomma, tutto quello che seguirà il finale di Thunderhead. Quindi, chissà, spero che, la trilogia non si perda sull'ultimo, mi dispiacerebbe un sacco, ma sono fiducioso di no. Una delle trilogie più belle lette quest'anno, pur non avendo corretto il finale, però vabbè. Quindi anche qui, stesso discorso di prima, se non avete letto Falce, leggetelo, leggetelo e vi rimando la recensione dedicata per informazioni più concrete. Però, raga, il mio entusiasmo è chiaro, leggete Falce, Thunderhead e fra poco il rintocco. Dopo aver finito Thunderhead ho letto un libro che anche qui mi è piaciuto tantissimo. Assedio e Tempesta, signore e signori, secondo volume della Grisha Trilogy. Che dire, io sono partito un attimino un po' demoralizzato perché Tenebre Ossa, anche qui recensione ve la lascio linkata dove la troverete, mi aveva leggermente deluso, avevo delle aspettative altissime che Tenebre Ossa non ha soddisfatto al 100%, quindi qui ho detto ti prego speriamo che questo possa risollevare le sorti dell'intera trilogia, così è stato. Siamo partiti proprio a bomba. In questo libro è successo di tutto, sono stati pochissimi capitoli, anzi le pagine in cui i nostri protagonisti sono potuti stare fermi senza fare nulla a rilassarsi, perché qui davvero è stato un susseguirsi di vicende, abbiamo incontrato nuovi personaggi, che nuovi personaggi, c'è stato il ritorno di vecchi personaggi, c'è stato lotte, scontri, macchinazioni, dobbiamo fare così per farlo cadere in trappola, però la trappola che abbiamo escogitato ci si ritorce contro e quindi poi, bellissimo, poi ci sono state delle scene in mare su delle barche. Allora, Assedio e Tempesta davvero 10 su 10. Anche il terzo, Rovina e Ascesa, uscirà il 30 marzo in concomitanza con il rintocco, quindi anche lì chi avrà la precedenza non lo so.
Sono curiosissimo di sapere come finirà la storia di Alina, dell'Oscuro, di Male, di Nicolai, che mi è piaciuto tantissimo. Nicolai, anche come è stato presentato Nicolai all'inizio del libro, il suo sviluppo in questo libro è stato forse il personaggio che ho preferito. Alina non mi ha mai preso tanto. Già in Tenebrosse io non la sopportavo qui, si è un attimino fatta perdonare, però Nicolai penso sia il migliore di tutti. L'Oscuro, per quanto affascini tante persone, a me in realtà non piace. Diciamo che quei cattivi che però sono cattivi, non sono cattivi, poi si scopre che sono in realtà cattivissimi, però la protagonista ne è affascinata. Cioè, o sei cattivo o sei cattivo, non può esserci una via di mezzo. E quindi se tu professi il bene, però poi non puoi essere attratta dal male. Quindi io questa dinamica quando succede nei libri non mi fa impazzire. Infatti, in Alina nell'Oscuro mi fanno impazzire. Nicolai al top, ma in realtà Mal viene sempre un po' bisfrattato, si dice così, da tutti, ma a me piace in realtà, non mi dispiace come personaggio. Il consiglio che mi sento di darvi, che ho detto anche nella recensione, è il seguente. Se anche voi come me. Ho visto che su Instagram alcuni hanno riscontrato la stessa cosa. Non riuscite ad empatizzare subito con Tenebrosa, che è il primo volume. Non demordete, non buttate via la trilogia, perché secondo me è uno sbaglio. Date una possibilità al secondo, tanto già dalle prime 50 pagine vi prende, e se non vi prende, in quel caso, ok, abbandonate. Ma date una possibilità ad Assedio e Tempesta, perché questo davvero è un'esplosione di tutto quello che ci si potrebbe aspettare in un fantasy. Quindi, forza! Non perdetevi d'animo e leggete quantomeno le prime 50 pagine di questo libro. Ve ne innamorerete e continuerete la trilogia con grande gioia, come è successo a me. E dopo aver finito Assedio e Tempesta, quindi arrivavo da una serie di letture pazzesche, mi sono buttato su una lettura super mega chiacchierata che avevo in libreria da un pochino di tempo, ma che non mi ha mai attratto più di tanto. A sto giro ho detto, sai cosa? Lo leggiamo. Sulle tracce di Jack lo Squartatore, della Maniscalco. Chi non ha mai sentito parlare di questo libro? Allora, non è il mio tipo di libro, sicuramente. La storia, secondo me, ha un potenziale molto forte che è stato gestito malissimo. Cioè, Jack lo Squartatore, l'ho capito intorno a pagina. Nelle prime 50 pagine si capisce, ma cioè, mi è sembrato che la scrittrice non abbia fatto nulla per mascherare chi potesse essere davvero il cattivo. Infatti, io l'ho finito abbastanza in fretta questo libro solo per la curiosità di vedere se ci avessi visto giusto, perché mi sembrava talmente surreale che potesse essere quella persona. Cioè, sembrava un classico falso indizio buttato lì per dire, ok, sì, l'assassino è lui, poi arrivi alla fine ed è tutt'altra persona. No, invece qui c'è l'indizio e dici, ok, è lui, vai avanti ed è lui. Perché? Ovviamente un libro abbastanza macabro, si parla comunque di Jack lo Squartatore, quindi le donne vengono, insomma, elegantemente dico uccise, poi i corpi vengono trovati in maniera un po' così, non vado oltre perché non so il pubblico che mi segue a quanti anni può arrivare, non vorrei turbare dei giovani animi, ci sono anche delle foto tra l'altro. L'edizione è molto bella, l'Oscar Wolf fa sempre un lavoro impeccabile. Mi rendo conto che possa piacere a tanti perché a tanti è piaciuta questa storia, capisco anche il perché, ma sia per lo stile di scrittura sia per come è stata gestita la trama, non fa per me. Mi sembra di aver dato 3 stelle su 5 perché alla fine si è fatto leggere, è una lettura che va, nel senso, non è nulla di impegnativo. Tanti mi avete detto no, vai avanti perché il secondo è il più bello della tetralogia, vai avanti. Allora, non escludo di non leggere quantomeno il secondo, perché l'ambientazione, Dracula, la Romania mi ispirano molto. Non vi so dire però quando. Di certo non a breve, perché escono una miriade di libri che non vedo l'ora di leggere, quindi sulle tracce, alla ricerca del principe Dracula, mi pare si chiami, se si parla di autunno o di inverno. Anche per questo ho fatto una recensione. E mi dispiace, la Maniscalco non mi ha preso come speravo mi potesse prendere. Ok, ora torniamo a parlare di cose be semibelle. No, sì dai, belle con una parentesi, finito di leggere Jack, io avevo fatto tutti dei calcoli per arrivare a metà febbraio libero per poter leggere A Court of Silver Flames, il nuovo della Maas, anche qui recensione fatta, perché volevo leggerlo subito, appena uscito. Solo che quando io ho finito Jack lo Squartatore, mi sembra 2 giorni prima che uscisse Akofs, solo che io questa novella, A Court of Frost and Starlight, che finalmente viene pubblicata dalla Mondadori all'interno del drago dedicato a tutta la
questa trilogia di ACOTAR. Facciamo così, vi rimando alla recensione della Corte di Fiamme e Argento se siete interessati a sapere questa novella, quando, come e perché verrà pubblicata, perché ne parlo tantissimo all'inizio di quella recensione, quindi andate lì e lo scoprite. Quindi mi scocciava approcciarmi alla Corte di Fiamme e Argento senza aver letto la novella che è post la Corte di Ali e Rovina, pre la Corte di Ali e Argento, di Fiamme e Argento. Dato che era corto, ho detto vabbè, mi butto. Sapevo già che non sarei andato incontro a una gran meraviglia, anche perché in tanti l'hanno criticata. Mi sento di criticarla? No. Mi sento di elogiarla? Nemmeno. Una novella buttata lì per guadagnare dei soldi? Assolutamente sì. Una novella che aggiunge qualcosa alla storia? No. Tutte le cose principali che ci sono, che accadono in queste 200 pagine, sono poche. Vengono riportate nelle prime 50 pagine della Corte di Fiamme Argento. Quindi non è poi nemmeno così essenziale leggerla questa novella per poter poi affrontare il libro di Nesta. Io l'ho voluto fare proprio per una questione di completezza. Io amo tanto la Mas, quindi mi scocciava lasciare indietro una novella. In 2 giorni l'ho letta, l'ho finita la Mas, ha questo pregio per quanto mi riguarda, che si fa leggere veramente velocissimamente. Questa l'ho letta in 2 giorni, ma perché la leggevo solo la sera. Per farvi capire, la Corte di Fiamme Argento, che sono 720 pagine, l'ho finita in meno di una settimana. Quindi la Mas, una volta che la inizi, la finisci subito. L'inglese della Mas, per chi appunto volesse leggerla in inglese, anche se fra poco esce in italiano, medio avanzato, i dialoghi, per quanto mi riguarda, sono super comprensibili e sono super facili da capire. Le descrizioni, e la Mas è molto descrittiva, alle volte sono un attimino più complesse, però vabbè. Per quanto mi riguarda, si può fare. Concludo dicendo che le prime 100 pagine sono state davvero abbastanza pesanti per quanto mi riguarda da leggere, perché non è successo davvero nulla. Si parla del solstizio d'inverno, si vanno a comprare i regali. Oddio, cosa regalo a lui, oddio, cosa regalo a lei, ma lei mi farà il regalo allora, io glielo faccio a lui. Che chi se ne frega. Invece le ultime 100-120 pagine sono state un attimino più interessanti, perché tutti i personaggi si incontrano, Nesta inizia a fare qualche comparsa, qualche cameo, c'è un incontro tra Nesta e Cassian che poi si ricollegherà con l'inizio dell'altro. Insomma, le ultime pagine qualcosa ce l'ha data, nulla di più. Quindi metto giù questo libro sereno, perché dico ok, io sono a posto con me stesso, posso buttarmi sul seguito. E che seguito, ragazzi? Allora, settimana scorsa ho caricato una recensione di quasi 40 minuti, quindi diciamo, senza spoiler, gli spoiler li ho fatti solo alla fine, quindi diciamo che sarò abbastanza breve. Io mi sono approcciato a questo libro con poche aspettative, perché appunto, reduce dalla novella, ho detto, mi sa che la Mas ha un attimino ingranato un percorso che non mi piace. Invece sono rimasto completamente sbalordito. Un libro pazzesco, uno dei migliori all'interno di tutta la saga di ACOTAR. Al primo posto c'è, per quanto mi riguarda, Akomaf, quindi la Corte di Nebbia e Furia, ma subito sotto c'è questo. Stessa cosa che ho detto nel video, se la Corte di Nebbia e Furia ha 5 stelle, questo ne ha 4,9 periodico, per farvi capire. Anzi, secondo me, più passa il tempo, più ci penso, più forse lo supera anche, però comunque mi ha sorpreso tantissimo. Non pensavo che un libro che 720 pagine dedicate ai personaggi secondari della trilogia principale potessero prendermi così tanto, potessero proprio ammagliarmi a tal punto che io, anche se dovevo scrivere la tesi o fare robe, chi se ne frega. Io per una settimana ho abbandonato tutto solo ed esclusivamente per leggere questo libro dalla mattina alla sera. Facevo le nottate, poi l'ho letto assieme ad una mia amica, quindi ci mandavamo vocal, screen delle pagine più parlavamo. È stato proprio un momento bellissimo, e quando leggo i libri della Mas sto proprio bene. Mi piace tantissimo, mi fa entrare in mondi che ormai reputo casa, ritrovo quei personaggi che mi sono piaciuti tantissimo, quindi io con la Mas ormai, cioè, è quasi scontato dirlo, ma vado sempre sul sicuro. E quindi mi è piaciuto talmente tanto che appena ho finito la Corte di Fiamme Argento, ho fatto molta fatica a leggere dell'altro. Infatti sono entrato per qualche settimana in un blocco del lettore, perché iniziavo a leggere qualcosa, ma dicevo subito no, non ci siamo. E quindi è stato un attimino difficoltoso, e adesso sembra che ne stia uscendo. Io prendevo in mano altri libri, ma mi sembravano tutte delle cagate, quindi dicevo no, basta. La Corte di Fiamme Argento è stata una grandissima sorpresa, ne sono felicissimo, e niente, se volete saperne di più, avete 40 minuti di recensione dedicata. Cosa mi ha fatto uscire dal blocco del lettore? Il terzo volume di Heartstopper. Si tratta, per chi non dovesse saperlo, di una graphic novel, di un fumetto, quindi è stata una lettura molto veloce, lo si legge in 20 minuti. Questo è il terzo volume. Ho parlato dei primi due volumi in un wrap up che vi linko qui nelle schede da qualche parte.
Bellissimo, questo è uno dei più belli. Allora, il primo volume della tetralogia, bellissimo, mi è piaciuto un sacco perché conosciamo i protagonisti, entriamo nella storia, ci sono un po' i primi problemi, cosa sono, cosa non sono, cosa provo, cosa non provo. Il secondo era stato davvero troppo smielato per quanto mi riguarda. Questo bellissimo, sono andati a Parigi, hanno fatto la loro gita, la prima gita con la scuola assieme, con i compagni, hanno affrontato prime difficoltà di coppia, se dirlo, non dirlo, nascondersi, non nascondersi. E quindi mi è piaciuta tantissimo la storia sia dei due protagonisti e poi si è dato molto spazio anche ai personaggi secondari, ai loro amici, a come loro gestiscono le relazioni tra loro stessi e loro personalmente, ai professori. È stata davvero una lettura super piacevole, super carina, super dolce, soprattutto importante, lo dico sempre, perché questi fumetti trattano dei temi super attuali e che è giusto che una storia studiata in questo modo, quindi prettamente anche volendo per dei bambini, racconti e faccia capire l'importanza dell'uguaglianza. Quindi io quando ci sono questo tipo di letture apprezzo sempre ancora di più. Poi le edizioni sono veramente bellissime. Questa è tutta verde e mi fa volare. E nulla, mi sembra che a giugno esca il quarto, che è l'ultimo, e sono curiosissimo di sapere come andrà a finire la loro storia. Secondo me sarà quello forse un attimino un po' più pesante perché butterà dentro un altro tema abbastanza forte da digerire e da leggere, però secondo me è giusto che venga trattato anche quel tema, non lo dico perché sennò farei spoiler, e quindi aspetto con trepidazione il finale della storia di Nick e Charlie. Concludo il video mostrandovi il libro che sto leggendo in questo momento, L'orso e l'usignolo. Ne ho sentito parlare bene da un po' di persone, non se ne parla tantissimo, ma secondo me merita, sono a metà ed è particolarissimo. Allora, è uno stile di scrittura molto, mi viene da fare così, freddo, nel senso non vengono minimamente dati particolari inutili, la storia va veloce. Per esempio, nell'arco di tre paragrafi possono passare tipo quattro stagioni. Cioè, noi leggiamo una riga, siamo in inverno, l'inverno sta finendo, boom, siamo alla fine della primavera. Io, come siamo alla fine? C'è stato un salto temporale pazzesco, quindi è uno stile di scrittura che va veloce, è molto dinamico, meccanico, meccanico nel senso che è proprio così. Succede questo, 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 questo personaggio, questo, 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 insomma, avete capito. E mi sta piacendo molto. Le prime 100 pagine sono servite tutte, devo dire la verità, per introdurti alla storia. Ti sono stati presentati tutti i personaggi, tutte le situazioni, posti. Infatti, le prime 50 pagine ho fatto un attimino fatica appunto per via di questo stile. Una volta però che sono entrato nella storia, adesso che sono a metà, la minaccia si sta palesando, si sta capendo la protagonista che ruolo avrà all'interno della storia, cosa realmente è, perché anche qua non si capisce bene chi sono gli antagonisti, chi non sono gli antagonisti, e quindi mi sta prendendo tanto. Si sta sviluppando un po' quella sorta di appena ho un attimo libero, il libro mi richiama e quindi lo devo leggere. Appena mi sveglio, leggo qualche capitolo, prima di dormire sempre. Nella giornata, appena posso, mi ci butto. E quando succede questa cosa, vuol dire che si sta instaurando un bel feeling tra di me, la storia, i personaggi e tutto. Alcuni faccio un po' fatica a pronunciarli perché è ambientato in Russia, ci sono dei nomi un po' difficili da pronunciare, però nella mia mente posso farcela. Poi il fatto che sia ambientato in Russia a me ha sempre affascinato tantissimo, la cultura russa, i paesaggi russi, tutto quello che è ambientato in Russia a me, che ho avuto modo di leggere, è sempre piaciuto. Questa non è un'eccezione perché anche questo mi sta piacendo molto e quindi L'orso e l'usignolo per adesso è promosso. Appena lo finirò vi farò la recensione, ovviamente vi darò un parere più completo. La prima metà del libro però sta mettendo delle basi molto forti per una trilogia che potrebbe esplodere e piacermi tantissimo. E nulla ragazzi, ho cercato di fare il più in fretta possibile, sono a 30 minuti di registrato, chissà in editing cosa riesco a fare, io mi impegno sempre per cercare di ridurre il minutaggio dei video, però più di così non potevo farcela. Mi fa anche malissimo la gola perché ho parlato troppo in fretta. Comunque, spero che questo wrap-up delle mie letture invernali vi sia piaciuto, quantomeno vi sia servito come spunto per poi magari approfondire determinati titoli che vi ho presentato così velocemente nelle recensioni che ho già fatto sul canale. Invece, se avete delle domande più specifiche, ovviamente nei commenti sotto qui. Se volete parlare di questi libri che voi avete letto, sempre sotto nei commenti. Se fate spoiler, segnalate lo spoiler. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!